Vediamo adesso cosa sono le funzioni di stato. Cominciamo subito con una delle più importanti, cioè l'energia interna, per esempio, di un gas perfetto. Immaginiamo un gas perfetto che passi dallo stato A allo stato B, in questo caso diminuisce di volume e anche di pressione. Allora si può calcolare l'energia interna in A e in B. E magari si scopre che in A l'energia interna è maggiore rispetto a B, e questo è il valore dell'energia interna riportata su un asse in Joule. In questo esempio delta U è negativa perché c'è stata una diminuzione di energia interna. Ora, che vuol dire funzione di stato l'energia interna? Vuol dire che non è importante la trasformazione che è stata seguita per portare il gas da quello stato iniziale a quello stato finale. Si poteva seguire per esempio questa trasformazione o anche addirittura una trasformazione non quasi statica, vedremo che poi si chiamano anche irreversibili. Quindi una trasformazione reale come questa così vaga e indistinta rappresentata da questo fuso arancione. Quindi è del tutto indifferente come il gas è arrivato dallo stato A allo stato B, perché l'energia interna del gas dipende solo dalle proprietà fisiche dello stato A e dello stato B e non dalle proprietà fisiche degli stati intermedi attraversati. Quindi la variazione di energia interna, come anche i valori che l'energia interna assume in A e in B, UA e UB, dipendono soltanto dai due stati A e B e non dalla particolare trasformazione AB seguita dal sistema. Questo è vero per qualsiasi funzione di stato, vedremo anche l'entropia di un sistema fisico è una funzione di stato.